Buonasera amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché insieme realizzeremo questo tutorial. Sarà un tutorial fotografico di questo ciondolo Soutache. Vedete, ho appena finito di incollare il retro e niente, ho utilizzato i materiali che mi sono stati forniti dalla NBIDS. Vedete, ci ho messo una nappina, ho utilizzato queste pietre, questa filigrana. Il ciondolo si chiama Paola perché spero di far contenta Paola utilizzando queste filigrane. Paola, spero che il ciondolo ti piaccia e che tu possa replicarlo come ovviamente tutte quante voi ragazze che siete iscritte al mio canale. Quindi pietre filigrane mi sono stati forniti dalla NBIDS che ha riservato per tutte quante le iscritte al mio canale un codice sconto che vi metterò ovviamente qui in sovraimpressione. Vi mostro più da vicino ovviamente le pietre. Devo dire che il risultato mi è veramente piaciuto tantissimo. Vi mostrerò poi ovviamente i prodotti e queste, vedete, è la filigrana. Non so se le bustine sono quelle proprio delle filigrane e delle pietre. Comunque giù nell'info box vi metto tutti quanti i link esatti perché a volte inverto le bustine. Poi vedete, ho utilizzato questa pietra in lapis molto molto bella e poi ho usato uno dei tanti triangolini che ho utilizzato anche per il tutorial precedente. Questo è il triangolino da 10 e questo è il codice prodotto. Spero ragazze che le bustine siano queste, ma i link ve li metto giù tranquillamente, quindi insomma non esitate. Ovviamente il tutorial sarà in scatti fotografici e di facile esecuzione e vi ricordo il codice sconto per la NBIDS. Casano01, anche per codice sconto, se dovresti sbagliarvi, vi metto tutto giù nell'info box. Che altro dirvi, ragazze? Spero veramente che questo ciondolo vi piaccia. Io lo adoro e lo farò sicuramente anche in un altro colore. Mi raccomando, mettetemi un like, iscrivetevi al canale. Ciao! Vi mostro adesso un altro cabochon con una nappina rossa con la filigrana che sarà sicuramente un altro ciondolo che andrò a realizzare. Se vi siete persi il video di questo orecchino, vi metto anche di questo il link giù nell'info box e nelle schede. Ciao, vi lascio agli scatti fotografici. Ovviamente la prima cosa da fare sarà ritagliare due pezzetti di beading foundation ed andare a incollare i nostri cabochon al di sopra dei pezzettini con la colla Azulit, come vedete in questa immagine. Dopodiché aspetteremo l'asciugatura dei due cabochon che faccia presa la colla sulla base. Ed ecco qui quindi l'immagine di riferimento. Dopodiché prepariamo piattine, filigrane, due colori di filo e ago. Preparo i miei tre pezzi di piattina, nell'immagine ne vedete due, ma ne utilizzo alla fine tre di circa 12-13 cm, poi dipenderà ovviamente dal vostro cabochon. Metto un po' di colla sul contorno e dopodiché adagio la mia pattina e poi vado a cucire. Ovviamente ognuna di voi può decidere se incollare solo, incollare e cucire, insomma a voi la scelta. Dopodiché vedete che cucio al centro le piattine e le unisco e taglio poi l'eccesso di beading foundation. Dopodiché semplicemente vado a cucire tutto quanto il contorno del cabochon, quindi la prima piattina, vedete, al cabochon, alla beading foundation. Dopodiché aggiungo anche le altre due piattine e le cucio insieme. Ovviamente voi fate come preferite, come vi trovate più comode. Dopodiché prendo delle perline da 3 mm e le metto sui lati, le cucio come faccio di solito. Ovviamente andate a vedere i primi tutorial della tecnica base. Qui, insomma, vado un po' più velocemente. Vi metto comunque i video giù nell'info box e nelle schede. Quindi vedete. Faccio quindi i miei riccioletti laterali con le
per le da 3 mm e diciamo che il mio primo pezzetto, la mia prima parte è fatta. Adesso vado a prendere la pietra invece triangolare e faccio la stessa identica cosa. Preparo le due piattine, vedete, per una lunghezza di circa 8-9 cm e vado a mettere un po' di colla, adagio la mia prima piattina e poi comincio semplicemente a cucire. Vado poi a prendere la seconda piattina e continuo. Mi raccomando, punti grandi all'interno e all'esterno punti più piccini, perché ovviamente non si deve vedere il filo all'esterno della piattina. Faccio due semplici riccioletti, taglio l'eccesso di piattina e metto subito la colla. Vedete che quindi i miei elementi adesso sono praticamente completi. Prendo poi una nappina e dei pezzi di catena da cui estraggo degli anellini per fare tipo un copri coppetta, in questo caso un copri nappina, per facilitarmi insomma il lavoro. Mi piace di creare questo effetto. Preparo poi il mio cabochon e metto al di sopra un po' di colla e vado poi a incollare, a cucire i lembi della mia nappina. Mi raccomando, date parecchi punti e mettete in sicurezza questo elemento, non ci piace perderlo per strada. Dopodiché metto un po' di colla sul retro del mio primo elemento e lo vado ad adagiare sulla filigrana e poi vedete che do dei punti di cucitura dall'avanti verso il dietro, sfruttando i laterali, insomma i fori che ci sono nella filigrana. Faccio poi la stessa cosa con l'elemento sottostante. Vedete poi che con un pennarello disegno l'ingombro della mia filigrana e vado poi a mettere la colla solo nella parte centrale, quindi della filigrana, non dappertutto. Vado poi a mettere la filigrana e attendo l'asciugatura, quindi metto un po' da parte. Anche in questo caso do dei punti di cucitura, vedete, sulla parte esterna, sfruttando le piattine. Poi prendo un anellino e lo vado a cucire nella parte superiore del mio ciondolo. Come vedete, praticamente è quasi fatto. Con una penna segno il contorno della beading foundation. Qua vedete solo della parte sottostante, ho dimenticato di fare le foto. Dopodiché taglio il contorno della mia ultra suede, spero di aver detto ultra suede anche prima. Dopodiché metto la colla e vado ad adagiare le mie parti di ultra suede, quindi il mio retro. Praticamente il ciondolo Paola in collaborazione con Line Beads è finito. Ringrazio tutte per avermi seguito fin qui e auguro a tutte quante una buona creatività. Buona serata ragazze, alla prossima, ciao.